Mi presento, per chi non mi conosce, sono Daniele Porcelli, dal secondo anno insieme a un grande conduttore che ve lo vado subito a presentare, accanto a me, Domenico. Buonasera Domenico. Buonasera a tutti, ringrazio Daniele per l'introduzione, adesso però mi lasci l'onore. Lascio lo scettro per il momento per questa soltanto introduzione, ma tanto ci sentiamo. Quantomeno per presentare la nostra woman head, come si suol dire. Un grosso applauso per Alessia. Buonasera a tutti. Ecco, ci siamo. Allora, Daniele, è finalmente arrivato il Mondo Futsal Day, diciamo la tappa conclusiva dell'avventura di quest'anno, nuova avventura di quest'anno. Perdonate con i microfoni, spero di arrivare ugualmente con la voce a tutti voi. E dicevamo, questa avventura del Mondo Futsal, la trasmissione su TVSL48, ogni lunedì sera abbiamo analizzato le varie vicende che accadevano sui campi provinciali e non solo, abbiamo seguito un po' tutte le categorie cercando di concentrare l'attenzione proprio sulle categorie che vorremmo mettere in evidenza questa sera. Di parlare dei protagonisti, di chi è sceso in campo, di chi ha conquistato meritatamente dei titoli in campo, anche i premi di questa sera. Io però mi soffermerei sui compagni di viaggio di questa avventura. Innanzitutto colui che mi ha introdotto, un grosso applauso per Daniele Porcelli. Grazie Domenico. E un altro attento osservatore, nonché addetto ai lavori, Stefano Scala, un applauso per lui. Adesso però l'applauso più sentito e più appassionato lo voglio per l'artefice di tutto questo. Sapete che il Mondo Futsal Day, la trasmissione Mondo Futsal, l'iniziativa del sito e tutto il resto è targata Broker Sport, è targata Roberto Martin. E allora Roberto, innanzitutto, prima di passare ai protagonisti, sono doverosi dei ringraziamenti, no? Sì, innanzitutto ringrazio tutti e tutte le persone che sono accorse qui in questo ennesimo evento che abbiamo organizzato con la Broker Sport e con SL48 e in collaborazione con la nostra squadra compagni di viaggio. E soprattutto ringraziamo gli sponsor che ci sostengono abitualmente in queste iniziative, quindi i vari, il Kyoto Village, il Namastore che mi ha costretto, ahimè, a mettermi giacchetta e camicia. È un autentico evento, ve lo assicuro. E poi tutti gli altri sponsor, Gianmaria Serge, adesso non me li ricordo tutti, comunque ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti voi per la presenza e speriamo che sia una manifestazione che vi riesca a divertire, oltre a essere una, diciamo, pregio per le persone che hanno meritato e ottenuto riconoscimento grazie al nostro sondaggio. Grazie, grazie Roberto Martin, salutiamolo. Beh, Domenico, è giusto anche andare comunque a ringraziare la troupe che certo ci segue durante la stagione, sono dietro le telecamere, dietro la regia, c'è Marione, Loris, Cesare e Alessandra. Facciamo un applauso alla squadra di TVSL48. Sono loro che poi tra l'altro ci supportano durante la stagione, non certo soltanto voi dietro i teleschermi, ma loro dietro la regia. Grazie ancora. E ho parlato del sito internet, quindi facciamo un grosso applauso anche ad Amerigo Micinilli che dà il suo costante contributo. Stefano Scala, che dire, hai già sbirciato nell'elenco dei premiati, ci sarà qualche sorpresa, ma soprattutto tante conferme per dei protagonisti che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi mesi. Sì, intanto una buonasera a tutti. Sicuramente io tra gli ospiti sono quello un po' meno elegante. Ma tu sei uno sportivo, quindi. Sì, ma Roberto mi ha battuto in extremis. Sicuramente ci sono delle conferme, qualche sorpresa, ma sicuramente chi ha dato il meglio in questo campionato avrà il suo riconoscimento. Grazie a Stefano Scala, un applauso anche per lui. E allora, prima di iniziare subito con la sessione dei premi speciali, passo Daniele, dietro, tra l'altro abbiamo visto le immagini, la proiezione delle immagini che è stata realizzata da Monica Deligios, farei un applauso anche per Monica.
Beh, insomma, lo staff lo abbiamo sottolineato, evidenziato. Ora però è il vostro momento, è il momento dei protagonisti. Iniziamo con la sessione speciale. Sì, iniziamo subito ad andare ad analizzare chi si è contraddistinto sempre tra i nostri pontini, ma in ambito soprattutto nazionale. E qui, Domenico, è doveroso ricordarlo. Il primo nome in assoluto, Yuri Bacoli, per quanto riguarda la categoria nazionale, dalla Centro di Latina, però dalla Luparense, impegnato nei playoff. Yuri non è qui con noi, allora facciamo un grosso applauso a sua madre, la signora Pina, un applauso. Signora, che dire? Allora, è una grande soddisfazione avere questo ragazzo che... Ringrazio alcune persone che hanno creduto in mio figlio e sono molto emozionata. È molto emozionata, che dite? Facciamo un altro applauso alla signora. Però è dura averlo così lontano da casa, eh? Sì. Ne vale la pena. Sì. Un applauso alla signora Pina. Grazie signora. E da un giocatore invece ci trasferiamo, come si dice, dietro le quinte, per coloro che lavorano sempre a fianco alla società, accanto agli allenatori, presidenti, giusto ricordarlo, anche perché proprio in questi giorni arriva la notizia di un grande approdo ancora di più sempre nel campionato nazionale. Stiamo parlando naturalmente di... aiutami. Raffaele. Caro Tenuto, Serie A con il Putignano, assoluto protagonista. Raffaele, partito da Latina, non si dimentica sempre Latina nel corso della stagione, l'hai più volte ricordato, non dimentichi mai la tua città. No, la città è difficile da dimenticare, soprattutto quando si sta lontani. Poi tutto è partito da qua, quindi diciamo che dalla C2 ho giocato a Latina, ho fatto le categorie qui e poi c'è stato il salto. Insomma. Bene, un bocca al lupo ancora per il futuro, ricordiamolo. Raffaele Caro Tenuto. E adesso passiamo al collettivo, che dici Daniele? Una società che ha trionfato nell'Under 21 regionale, una vittoria e un grosso applauso per il Città di Cisterna. Presidente, un'altra soddisfazione, mancata forse quella con la prima squadra, ma i giovani danno soddisfazione. La più grande soddisfazione credo quest'anno, anche se vinciamo il campionato di C2, perché arrivare a vincere un campionato regionale con l'Under 21 penso che è motivo d'orgoglio, anche perché poi nella nostra Under 21 tanti sono sotto età e quindi è ancora più prestigiosa la vittoria. Bene, grazie a Simone Ianiri e il Città di Cisterna, Under 21. Per la sezione speciale, proseguiamo. Siamo ormai alla fine, l'ultimo premio per quanto riguarda i speciali, poi andremo a quelli che tutti definiscono i piccoli, per noi non lo sono mai stati, torneranno ad essere anche più grandi. Domenico. Prego. L'ultimo. L'ultimo della sezione speciale? Andrea? Stiamo un po' improvvisando perché i premi speciali non l'avevamo studiati, stiamo un po' improvvisando, ma l'applauso è per il presidente Gianluca Lastarza, per la Century Latina e soprattutto per Andrea Terenzi. Andrea non è venuto, comunque patron di questa società, 2 anni che si raggiungono degli ottimi livelli in campo nazionale. Quest'anno addirittura anche con i piccoli, però si è fatto ancora meglio. Sì, guarda, io ero uno di quelli che non conoscevo questo sport, mi sono avvicinato veramente per caso. E credo di aver fatto un buon lavoro con tutto lo staff, siamo arrivati per 2 anni consecutivi veramente a un soffio da questa benedetta Serie A, purtroppo ci è mancato sempre quel pizzico di fortuna. Credo di aver portato giocatori di assoluto livello, forse che non c'erano mai stati qui a Latina. Uno su tutti, Sanchez, è stato il capitano della nazionale argentina che lo scorso anno ci ha dato l'onore di stare con noi e quest'anno veramente con Marcelo Batista abbiamo portato un allenatore di spessore internazionale che sta veramente dando un'impronta sul
calcio a 5 in maniera netta. C'è tanto ancora da lavorare, questo è uno sport che purtroppo è un po' penalizzato perché è un po' considerato ancora il fratellastro del calcio a 11, però credo che anche ecco, se c'è un seguito di questa importanza è sinonimo che c'è un terreno fertile. Io non dimentico veramente di ringraziare chi mi ha preceduto in questa scalata, perché prima di me c'è stata una dirigenza che aveva lavorato veramente bene. C'è qui presente Francesco Dario che veramente... E direi di farlo venire qui, Francesco Dario, un grosso applauso. Altro illustre ospite di questa serata. Grazie Presidente, è doveroso comunque, anche l'applauso va doppio perché proprio in questi giorni, proprio la notizia ormai non è più una cosa riservata, Francesco Dario praticamente vola in A2, se così possiamo dire. Francesco, vola è un parolone. Sono contento di questa investitura, diciamo così, sto alla Gianco Genzano. Ringrazio il Presidente La Starza per le belle parole con la vecchia dirigenza del Latina. Io sto iniziando già una serie di conversazioni con le società appunto del territorio pontino, perché sono convinto che si possa estrapolare insieme anche con la Century un rapporto di collaborazione che porterà comunque il calcio a 5 a crescere sempre di più. Francesco, in futuro però magari trovandoti di fronte Latina sarà dura? Sicuramente sarà durissima, perché io comunque rimango un tifoso di Latina, non dimentico da dove vengo, la mia città, la mia squadra, e spero di incontrarli l'anno prossimo in Serie 2. Direi che con questo augurio un grosso applauso e salutiamo ancora Francesco Dario e il presidente Gianluca La Starza. Bene, abbiamo terminato la sessione speciale. Daniele, ci sono altre questioni, no? E allora partiamo dalla Serie D. Ripartiamo dalla Serie D, dal girone A, e andiamo a offrire un riconoscimento strameritato sul campo a una realtà che ha conquistato la bellezza di 41 punti in 18 gare, con un cammino di 6 vittorie casalinghe e 7 successi in trasferta, 2 pareggi in più, con 22 punti la squadra che in trasferta ha fatto meglio, con 13 vittorie complessive la squadra che ha vinto di più, 86 le reti realizzate complessivamente, dunque attacco migliore del girone con 43 gol, l'attacco più prolifico in trasferta, e poi per completare l'opera 18 reti subite. E allora io direi di chiamare in causa Alessia per la prima classificata, la formazione Dilettanti Falasche, Giorgio Giagani. Intanto salutiamo la Dilettanti Falasche. Ritira il premio il dirigente della società Lidense Parisi, Francesco. Un applauso. No. Allora, innanzitutto, come commentare tutti questi numeri? Ma sono frutto di un lavoro che c'è dietro da parecchi anni. Con mister Clemente e Neroni sono 4 anni di duro lavoro e lo merita nettamente. E allora un applauso alla Dilettanti Falasche. E allora andiamo al capocannoniere del girone A della Serie D. Ha segnato 25 reti delle 58 totali con la maglia della Sissi Impianti Sportivi Lido dei Pini, tagliando il traguardo al comando della classifica marcatori. Vai Alessia, adesso è il suo momento. Giorgio Giagani. Un applauso per Giorgio Giagani, che non è potuto intervenire. Ritira il premio il capitano Mauro Monteriù. Allora capitano, cosa direbbe il bomber in questo momento? Sarebbe molto contento di ricevere questo premio e sicuramente non mancherebbe l'occasione per dedicarlo alla mamma, che voleva mancare poco tempo fa. E me ne prendo il peso io di fare questo ringraziamento a voi e anche per questa bella serata che ci state offrendo. Speriamo che si possa ripetere anche il prossimo anno, se qualche falco non me lo porta via dalla società. Staremo a vedere, seguiremo le vicende, magari i movimenti dei falchi in azione. Un applauso per il capitano del Lido dei Pini, Mauro Monteriù. Bene Alessia, ti sei defilata a destra, è il momento del miglior allenatore, che ha guidato la formazione, una squadra della quale abbiamo già parlato, chissà perché. Dilettanti Falasche, la vittoria nel campionato
con la bellezza di 9 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 2 pareggi. Il miglior allenatore è Clemente Neroni. Un applauso al mister. Prego Alessio, se puoi intanto prendere il premio, e a Daniele l'onore di intervistare il mister. Mister che poi tra l'altro non tutti lo sanno, ma il cappello ci dicono proprio, ci aiuta Roberto, questa sinonimo con Serse Cosmi. No, no, lo porto perché ci stanno i capelli, basta, semplicemente è quello. Ecco mister, ti ha preceduto il tuo dirigente, una vittoria costruita 4 anni fa, quest'anno si corona questo sogno. Per noi è un sogno sicuramente, perché abbiamo costruito tutto piano piano e senza pretendere mai niente, si è arrivato a questo gran successo quest'anno e siamo contentissimi. Mister, permettimi una battuta comunque, più di qualcuno non in questa sala, però nel contesto esterno a questo, durante il campionato dicevano avete vinto un campionato ma non c'era più nessuno. Contenti loro, io l'ho vinto e non so l'altri, quando lo vinceranno l'altri può darsi mi diranno una cosa contraria. Grazie mister. Io volevo ringraziarvi per questo e per gli altri premi tutti quanti, visto che è solo l'unico che abbiamo ricevuto, in federazione nessuno ancora ci ha dato niente. Abbiamo fatto una finale con Minturno e non si è presentato praticamente nessuna medaglia, una coppa o niente, quindi questa è la prima cosa che riceviamo, grazie. E questo è un motivo di vanto per il mondo Futsal Day e per l'organizzazione Poker Sport. Continuiamo con le premiazioni. È il momento del miglior portiere del girone A, ha subito appena 18 gol in tutta la stagione, milita anche lui nella Dilettanti Falasche, Angelo Mangili. Un applauso per Angelo Mangili. E anche tu non puoi sfuggire a Daniele, Angelo. Angelo, noi ci siamo visti nella stagione, ci siamo più volte sentiti al telefono. Hai raccolto una grande eredità, quella di Ronci, il tuo amico così soprannominato. Banana. Banana, ecco. È stata una grande eredità, ti sei sentito questo peso, per te è andato via tutto? Sì, vabbè, all'inizio è normale che senti il peso di avere la responsabilità importante, però poi grazie all'aiuto dei compagni di tutti ci siamo presi le responsabilità, abbiamo vinto il campionato ottimamente. Bene, grazie Angelo. Un grosso applauso per Angelo Mangili e proseguiamo. È il momento del capitano della squadra protagonista di quest'annata, l'unico che tra l'altro insieme a un altro compagno è sempre stato presente in campo, ha messo a segno 10 reti ex aequo con 2 compagni di squadra delle 86 complessive. E allora un grosso applauso per il miglior giocatore, Gabriele Gomito. Comito, Gabriele Comito, un applauso. Chiamiamo a ritirare il premio Coccia Domenico, altro dirigente storico. Qualcuno lo conoscerà, qualcuno sta sorridendo, vero Alfredo? L'hai conosciuto circa 30 anni fa, eri bambino, eri. L'altra sera si è ricordato di te, si è ricordato. Ha detto, lo avevo con me quando era bambino. No, era grosso, era grande. Giocava a Ciampino, 20 anni fa, non era ragazzino. Ma è meglio come allenatore o come giocatore? Ma tutte e due. Grazie Vincenzo. Ancora i protagonisti del girone A, abbiamo concluso questa prima parte, ora passiamo al girone B. E parliamo della squadra che è stata capace di conquistare 50 punti in 20 giornate di campionato con un cammino di 16 vittorie e la squadra che ha vinto di più, in stagione anche 2 pareggi, poi 25 punti è stata la squadra che in trasferta ha fatto meglio, 2 sole le sconfitte. Allora un grosso applauso per la prima classificata. Atletico Scauri. Atletico Scauri. Ritira il premio il vicepresidente Vincenzo Bonomo. Presidente, questa sera, presidente, perché il vero presidente questa sera si è andato al divertimento. Bravissimo. Si è scusato perché è impegnato in una gara proprio nazionale, lui è un professionista, ha chiesto scusa e ha mandato, diciamo, il sostituto. Il vicepresidente. Nonché presidente. Ecco,
Presidente, allora, questa emozione di vincere un campionato con una squadra. Due parole per ringraziare il nostro allenatore Andrea Cardillo, i due perni fondamentali della squadra in difesa e in attacco, Vincenzino, Zottola e Luigi Brodella. Poi ringraziamo tutto lo staff dirigenziale, lo staff tecnico, e una bella soddisfazione. Ecco Presidente, non i nomini troppo forti perché sembra che già qualcuno li stia portando via. Arriveranno altri, loro non andranno via da nessuna parte. Grazie Presidente. Grazie a voi. Un grosso applauso a Vincenzo Bonomo e Atletico Scauri. Alessia, che dici, questo parterre ti convince, insomma, è una bella festa, no? Sì, sì, è abbastanza bella. È una bella festa che conclude un po' questo nostro cammino iniziato negli studi di TVSL 48 con l'appuntamento fisso il lunedì sera. Alessia mi ha fatto compagnia nella conduzione, l'esperta nella lettura dei risultati, risultati che ovviamente questa sera non possiamo offrire perché si è smesso di giocare da parecchio, e poi al mio fianco, come detto, i vari compagni di viaggio che abbiamo avuto già modo di presentare. Proseguiamo con il gruppo B, con il capocannoniere, ha segnato la bellezza di 51 reti delle 115 complessive. Lui milita nella Virtus Scauri ed è Lombardi Benedetto. Benedetto Lombardi, il capocannoniere, ritira il premio il presidente Giovanni Leggero. Ecco un altro presidente pronto a ritirare il premio per uno dei suoi gioielli. Daniele. Presidente, Giovanni, ormai non preferisci più farti dare del tu, del lei, non è mai stato... Siamo da anni, Daniele. Giovanni, Benedetto è stato uno della punta degli iceberg di questa squadra, però avreste voluto ottenere qualcosa di più, purtroppo sfumata. Sì, penso che noi non abbiamo fatto la squadra che vince il campionato, abbiamo allestito una squadra più che altro per i playoff. Giochi di contropiede? No, no, la verità. Poi con diciamo mister Treglia è riuscito a fare, secondo me, un miracolo. A lottare fino alla fine con l'Atletico Scauri, gli faccio i complimenti, già ce l'ho fatto e che non è cambiato meritatamente. Però penso che poi potevamo fare qualcosa in più nei playoff, se non siamo stati un po' sfortunati. Bene, grazie Giovanni, una buona serata e ancora buon divertimento. È stato già nominato, ma noi lo premiamo ugualmente con il dovuto riconoscimento. Guida l'Atletico Scauri alla conquista della prima piazza del raggruppamento del Sud Pontino dopo una lunga ed estenuante stagione. Nella finale per il titolo provinciale batte i dilettanti falasche fregiandosi di un altro titolo. È un tecnico che è riuscito a conquistare due pareggi e ben 16 vittorie. Per l'Atletico Scauri il miglior allenatore Andrea Cardillo. Eccoci qua mister, ci ritroviamo dopo due giorni, abbiamo visto la finale insieme al Palabianchini, quella della Coppa sì. Provincia di Latina, ne parleremo più avanti in maniera molto più ampia, ma prima c'era un'altra partita in programma, quella il femminile, una volta si diceva in gonnella, non è proprio uno sport in gonnella questo qui, però tu hai nel tuo passato allenato proprio una squadra, vogliamo ricordarlo? Sì, Città di Formia. Che esperienza è stata, o meglio, che esperienza è balzare da dal femminile al maschile? È un mondo completamente diverso, ci sono aspetti psicologici differenti, cioè proprio con le ragazze devi usare tutta un'altra metodologia, devi usare tutta un'altra psicologia, non è come il maschile, una ragazza se gli strilli troppo in testa te la ritrovi a piangere negli spogliatoi, col maschile si girano e ti mandano a quel paese tranquillamente, quindi la differenza è, anche se devo dire io col Città di Formia ho ricevuto grosse soddisfazioni, noi 2 anni fa abbiamo vinto il titolo Under 16 regionale battendo nella Final Four la Lazio e la Roma, quindi per cui eravamo la squadra che doveva arrivare ultima nel girone e siamo riusciti a vincere il campionato regionale. Lo stesso con il primo anno che ho fatto il Città di Formia, abbiamo vinto il campionato e siamo andati nella C regionale. Mister, una battuta, se vogliamo definire questa stagione, 16 vittorie e 2 pareggi, con un aggettivo. No, la stagione è stata positiva. Una stagione non esaltante perché per il team che avevamo preparato potevamo
potevamo sicuramente fare qualcosa meglio, però devo dire che abbiamo avuto dei validi antagonisti, soprattutto la Virtus, l'Old Ranch, squadre che ci hanno messo veramente in difficoltà e ce l'hanno fatta sudare fino alla fine. Abbiamo vinto il campionato in effetti l'ultima giornata, anche se ci bastava un punto in casa con l'ultima in classifica, però comunque fino all'ultima giornata ce la siamo sudata. E allora un grosso applauso al mister. E continuiamo con le premiazioni, è il momento del miglior portiere per il girone B. È ancora un discorso riguardante Scauri, non potrebbe essere diversamente, basta riguardare un po' la classifica conclusiva. È stato il miglior cammino casalingo del raggruppamento, tra l'altro, per la Virtus Scauri con questa saracinesca che si chiama... Luigi Pimpinella. Un applauso per Luigi Pimpinella. Ritira il premio il mister Michele Treglia. E abbiamo un altro mister, allora lo chiameremo in causa per qualche altra battuta. Mister, invece a noi parliamo un po' come si fa a convivere con due squadre al vertice proprio all'ultimo, vedersi strappare questa vittoria? Vabbè, erano i favoriti sulla carta e alla fine hanno confermato il pronostico iniziale, quindi merito a loro e a tutto lo staff. Perché vincere comunque non è mai facile, anche se sono partiti, diciamo, con i favori del pronostico. Ma stai facendo un pensiero andando a bussare alla loro porta? No. C'hanno un allenatore veramente, veramente bravo. Non riusciamo a regalare chicche di mercato, insomma, questa sera, eh? Ci lavoreremo. Bene, grazie Michele Treglia per Pimpinella Luigi, miglior portiere del girone B della Serie D. È il momento del miglior giocatore. Ha messo a segno 6 reti, veste la maglia dell'Old Ranch 97. Carmine Napolitano. Un applauso per Carmine Napolitano, eletto dalla giuria di Mondo Futsal come miglior giocatore del girone B. Non è presente Carmine? No, ritira il premio il mister Maurizio Giovannoni. Un applauso a mister Giovannoni. Mister, ti fregi sempre ogni anno di avere gli ottimi elementi, però manca sempre qualche cosa per la vittoria finale. Sulla torta, sempre. Quest'anno non posso lamentarmi del cammino perché è una squadra molto giovane, lo stesso gruppo dell'altro anno che abbiamo finito poco sopra la metà classifica. Quest'anno abbiamo fatto i playoff, abbiamo preso una signora squadra al Foro che poi ha finito i playoff, per cui penso che col gruppo che ho... Se c'è qualche rammarico è durante il campionato che abbiamo fatto qualcosa di meno, però poi prosegue, è andato tutto bene. Bene. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale. Abbiamo invertito i trofei, eh? Chiediamo scusa tra l'altro comunque. Comunque il riconoscimento c'è, l'importante è quello. Un applauso al mister e un applauso anche a Carmine Napolitano. E adesso è un momento di un nuovo premio al gruppo, al collettivo. Per una realtà che ha chiuso la stagione sul gradino più basso nel girone settentrionale della provincia, ma il piazzamento ha permesso comunque di disputare la Coppa Provincia di Latina. Arrivata fino in fondo alla competizione, convincendo addetti ai lavori e non solo. In finale ha battuto la Kids Pomezia con un gol di Gerardo Bagnale, ottenendo dunque un trofeo estremamente prestigioso ed importante. E allora un grosso applauso alla vincitrice della Coppa Provincia di Latina, Flora 92. Chi ritira il premio per il Flora? Eccolo qui. Un grosso applauso per il Flora 92 e per uno dei protagonisti. Mattia, in finale non c'eri. È una brutta cosa. Purtroppo ero diffidato e abbiamo preso una munizione in semifinale nel ritorno di ammiturno e niente. Ho saltato la finale, però i ragazzi sono stati fortissimi, io sono sicuro di un gruppo solido e forte, di una società forte, e peccato perché potevamo lottare un po' di più anche per tutto il campionato. Senti Mattia, conoscendo un po' il tuo mister, quando ti è arrivata la squalifica, come ti ha definito? Non lo posso dire qua delle camere, però... Ricordiamo che questa serata andrà in onda, quindi cerchiamo di censurarci in qualche modo. Però ormai stavamo lì, no, non ci siamo messi paura di niente. Quelli che eravamo abbiamo giocato e sono contento della squadra, prima di tutto. Domenico,
Un grosso applauso allora al Flora 92 e a Mattia. Avremo modo poi di consegnare il premio, c'è stata una piccola difficoltà logistica, ti daremo il premio successivamente. Allora, proseguiamo nella passerella riservata ai protagonisti di questa annata e adesso passiamo alla categoria della serie C2, girone D. È il momento del migliore allenatore. Ha guidato la sua squadra alla conquista della prima piazza nel girone meridionale nel campionato regionale. La squadra biancoceleste ha chiuso alle spalle della capolista Real Cinzia e è approdata nei playoff, dove non è riuscita a esprimere la voglia di andare lontano, che comunque resta e vedremo in seguito. E allora un grosso applauso al miglior allenatore di questo girone D della serie C2 per il Città di Cisterna, Amleto Giocondi. Mister, ci ritroviamo dopo questa delusione, se possiamo così definirla. Ci credevate tanto, ma forse il mese di stop che vi ha preceduto le due gare è stato un po' penalizzante. Ma se dovessi parlare dei playoff, diciamo che la trasmissione durerebbe un'altra oretta, insomma, cioè da spendere tante parole, non voglio limitare il discorso a questo. Anche perché ci sono persone che vengono da lontano. Infatti, preferirei parlare della cosa positiva, cioè della grande annata che abbiamo fatto con i ragazzi quest'anno, un anno difficoltoso, siamo riusciti a fare meglio dell'anno scorso terzi, quest'anno secondi, e è stato un campionato difficile, pure il Cinzia che ha meritato, a mio avviso, la vittoria del campionato, sono stati molto più continui di noi. E comunque abbiamo fatto un grosso percorso, sono molto soddisfatto di me e dei ragazzi. Stai facendo il veggente, 3-2 dovrebbe arrivare il primo. Questo è il futuro, non si può decidere, no? Quindi siamo al presente e viviamo questa gioia almeno del campionato. Risposta diplomatica. Molto. Ha voluto dribblarti, caro Daniele. Ancora un grosso applauso ad Amleto Giocondi. Proseguiamo con i protagonisti della serie C2, il momento del miglior portiere, definito il terrore degli specialisti sui tiri liberi. Ha difeso la porta della Virtus Fondi e lui è Marco Pappa. Un applauso per Marco Pappa. È una gaffa della scaletta, caro. Io chiedo scusa per aver sbagliato squadra, hai ragione. Abbiamo sbagliato, ma vabbè, forse era lo spunto per fargli una domanda, non so, sul derby, su queste cose qui, dai, cerchiamo di salvarci. A proposito, ogni volta che c'era un tiro libero avrebbero voluto evitare di tirare. Per fortuna sì, visto che anche quest'anno nel derby ho fatto la mia porca figura, parandone 4 e il quinto andato sugli spalti, quindi io il mio ce lo metto sempre, poi... Anzi, ringrazio soprattutto la società Gymnastic Studio Fondi. E sottolineiamola per cortesia. Visto che comunque l'annata è stata positivissima e speriamo l'anno prossimo di fare meglio, di migliorarci. Sempre a Fondi? Sempre a Fondi. Quindi sei confermato? Confermatissimo. Il visto presidente che qualcosa che di mercato riusciamo a anticiparlo, insomma, su. Il presidente è contentissimo dell'annata, anche lui avrebbe voluto di più, però ci proveremo l'anno prossimo. Ci vogliono più Pappa. Speriamo. Grosso applauso per Marco Pappa, saracinesca della Gymnastic Fondi. Si era avvicinato minaccioso, ci ha messo paura, non lo nascondo. Proseguiamo, è il momento di parlare del miglior giocatore laterale con la casacca dello Sporting Latina, e qui ne siamo certi. Ha vissuto una delle sue migliori stagioni da quando appunto si è avvicinato a questo sport. Il miglior giocatore per la C2... Cristian Pardo. Un applauso a Cristian Pardo. Fino a un certo punto, infatti, almeno in parte Sporting Latina. Prego, Daniele. Vabbè, Cristian, parliamo di un'altra gioia. Oltre a questo premio, comunque da un po' di tempo è arrivato qualcuno in casa Pardo. Il gol più bello, mia figlia. Nata 2 mesi e mezzo, e la dedico anche alla mia ragazza perché se lo merita, dai. Allora, un applauso alle donne di Cristian Pardo. Cristian, è un'emozione comunque vincere un trofeo di questo anche nella tua città.
rinunciato anche a degli impegni molto importanti, però ti sei calato nella parte e hai portato fino a quando lo permetteva il tuo compito. Sì, diciamo che sono onorato di questo premio, e mi tolgo un piccolo sassolino, sinceramente lo dedico a tutta la squadra, perché fino alla fine siamo rimasti uniti, cioè ci hanno dato dei mercenari quando, penso che tu mi conosci, da quando ho iniziato abbiamo giocato anche per 0 euro e non ce lo meritavamo proprio. E comunque la vita va avanti, lo sport va avanti e speriamo in futuro di trovare persone più serie. Grazie a Cristian. Un applauso per Cristian Pardo. È il momento del bomber. Ha giocato pivot nell'Atletico Anzio Lavinio, mettendo a segno 49 delle complessive 114 reti del club tirrenico e contribuendo dunque a raggiungere il traguardo della salvezza. Un grosso applauso per il capocannoniere Cristian Vecino. Non è con noi Cristian. Non è con noi. Non c'è qualcuno della società, grande assente. Perfetto Daniele, direi di chiamare nuovamente in causa Roberto Martin. Lo so che tu ti vuoi defilare, ma sei in giacca questa sera, bisogna godersela questa visione. E poi hai fame, lo so, lo so. Facciamo un grosso applauso ancora a Roberto Martin. Roberto, tu non puoi mangiare, tanto è inutile, lo sanno tutti. Roberto, secondo appuntamento molto molto importante per la nostra provincia, per il calcio a Cinque Pontino, e un appuntamento a cui vorrebbero tutti salire su questo fantastico palco, anche se non c'è, comunque ci sperano sempre ogni anno. Sì, diciamo che come tutte le cose all'inizio vengono un po' prese sotto gamba, però poi con l'andare del tempo tutti ci pigliano gusto, e quindi ho avuto notevoli pressioni, anche se adesso stanno facendo i vaghi, ma dammi qualche anticipazione, qualcuno con la maglia viola, qualcun altro un po' grosso fisicamente, insomma, senza fare nome, avete capito, soprattutto in porta c'è anche l'amico Luca Corbucci, i portieri purtroppo sono tutti così, se non sono pazzi non ce li volemo, quindi credo che questo è il bello di creare iniziative nuove. Trovare poi seguito da parte di tutti e quindi fare un percorso nell'arco degli anni ci consentirà sempre maggiori possibilità di visibilità e di partecipazione da parte delle società e da parte degli sponsor, che io continuo sempre a sollecitare. Vedo che Gianluca La Starza sghigna favorevolmente, insomma. Roberto, senti, visto che le notizie di mercato tutti le attendono, ma noi ce le teniamo un po' strette, diamo qualche notizia invece di mercato per quanto riguarda Mondo Futsal, i prossimi appuntamenti, quando tornerà e quali, se ci sarà qualche novità, soprattutto con il portale. Sì, stiamo lavorando per creare un portale un po' più dinamico e che ci consentirà in tempo reale di, diciamo, di dare a tutti quanti le informazioni per quanto riguarda le formazioni del nostro comprensorio. Ecco, solo un distingo: questo è un premio che va esclusivamente incassonato all'interno della nostra area territoriale. Perché è nato questo premio? Perché nella provincia romana ci sono vari portali, varie testate, e anche quando si vincono i campionati provinciali di Latina, capocannonieri o altri tipi di titoli, la provincia pontina è sempre dimenticata, ed ecco perché è nata questa coalizione, questa unità di intenti da parte di tutti noi, per premiare le persone pontine che si vanno a contraddistinguere. In questi anni stiamo vedendo, ecco, il movimento sta salendo, la provincia di Latina ha squadre in tutte le categorie e soprattutto anche atleti e dirigenti pontini cominciano a fare carriera a livello nazionale anche in altre realtà oltre a quella nerazzurra, ed ecco, questo deve essere un vanto, e questi premi, queste iniziative devono servire per incoraggiare chiunque voglia intraprendere questa strada. Questa strada è stata intrapresa credo 10 anni fa, qui abbiamo dei compagni di viaggio che sono un po' disseminati e si ricordano che era stata fatta come antagonismo con la provincia ciociara. Adesso noi
rilanciamo e facciamo antagonismo con tutto il resto della regione. Quindi forza Ladina, forza Area Pontina. Un grosso applauso allora a Roberto Martin, che resta qui per i saluti. Ringrazio Daniele Porcelli per i grazie suoi Domenico interventi. Prima è doveroso gli sponsor. Adesso do nuovamente la parola, l'ha detto agli sponsor Roberto Martin. Facciamo un grosso applauso ad Alessia. Grazie. E ringrazio TVS 48 per le riprese che ovviamente verranno proposte sulla nostra televisione. Ringrazio voi che siete stati fantastici, calorosissimi, tanto che il clima qui è veramente difficilmente sopportabile ormai. L'aria condizionata. L'aria condizionata c'era, ma loro sono un pubblico molto passionale. Roberto, a te per i ringraziamenti conclusivi con gli sponsor. Ringraziamo, adesso sto vicino alla tabella così non mi scordo nessuno, il Chiodo Village, Domenico Catanzariti qui presente, di Ginfissi nella persona di Gianluca De Angelis che non è potuto venire, la Top Dancing di Simone Seccafien, dietro le quinte ho visto la persona che ha fatto questo crimine di farmi mettere la giacca e la camicia, che è Tonino Ambrosi di Namastor, che è anche un grande giocatore di pallone, insomma adesso vediamo se diventerà un giocatore di calcetto. Gian Maria Serge, che è un istituzionale, ci segue da sempre. Planet Win 365, l'Energy 9 Plus, che fa sempre parte del gruppo di Gian Maria Serge, e Imprese di Lerizzo e tanti altri sponsor che adesso non è il caso di continuare a ricordarli tutti, anche perché non me li ricordo, e quindi ne approfitto per mischiare un po' le carte. Io vi ringrazio e lascio la parola per i saluti definitivi a Domenico, ricordando una parte principale, che sopra in veranda ci andiamo a stuzzicare qualcosa che, vista la mole, è sempre ben accetto. No? Infatti Roberto sta fremendo, direi di dedicarci alle libagioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, buona serata e arrivederci alla prossima stagione. Grazie, buonasera.